in quel senso lì, però voglio dire, lasciamo perdere questi personaggi, ma io mi rivolgo a Monio Vadia, a gente che invece ha letto molti libri, o a Scurati, tutti questi antifascisti del momento, ma voglio dire, il loro antifascismo è un antifascismo presbite, loro sono capaci soltanto di vedere da lontano, no? Ciò che è lontano, quindi vedono il fascismo che è una cosa antica e, grazie a Dio, defunta, non vedono il fascismo presente. Che cos'è per me il fascismo presente? Io ho visto negli ultimi tempi delle cose che mi hanno ricordato il fascismo, ma delle cose reali, ovvero sia il coprifuoco. Il coprifuoco, se non c'è una cosa che profuma di fascismo, è il coprifuoco. E il coprifuoco non l'ha mica fatto Giorgia Meloni. Il lascia passare per lavorare non l'ha mica messo Giorgia Meloni. Quindi voglio dire, queste sono cose che sanno di fascismo. Quindi io sono convinto che da antifascista, da amante della libertà, io sono convinto che Giorgia Meloni, proprio perché su di lei pende l'accusa di fascismo, sarà attentissima a non fare cose che profumano di fascismo, come coprifuoco, lascia passare, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista forse è una garanzia migliore per noi amanti della libertà. Infatti la Meloni l'ha detto.